Salve. Ciao ragazzi, salve. Benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno. Oggi dove siamo? Franci, diglielo te. A Ponzacco. Siamo a Ponzacco, perché? Perché c'è l'evento di The Drivers e ci hanno invitato. Non è vero, ci siamo iscritti e loro gentilmente ci hanno accettato. Ci hanno invitato? Ci hanno invitato. A pagamento, ma ci hanno invitato. No, però, bello, per ora l'accoglienza è stata super. Siamo da Grassini Gomme, stabile della Madonna, sponsorizzato da Pirelli ovviamente. E abbiamo portato, chi è? È stabile. Siamo portato lo stabile. Abbiamo portato Leandro e Giacomo con il 430 e col 458. Ovviamente per strada non ci stavano dietro perché lo Z4 va troppo forte per loro. Però, e poi dovevo andare piano perché sennò consumavano troppa benzina e non sono abituati perché fanno tragitti troppo brevi. E quindi mi è toccato fare un passo di 3-3,30, non di più. Ci siamo adeguati. Ora si va a prendere un bocca perché Francia ha fame e poi vedremo un po', cioè vi facciamo vedere un po' qualche macchinuccia. Allora ragazzi, è volato tutto. Allora, questi qui sono attaccati sui muretti, il nostro era già in terra, quindi già si parte bene. Allora, spatolare con il polish, anzi prima di attaccare adesivi va ciucciato come Franco Bolli e poi dovete stenderlo così. Poi dopo quando andate a levare prendete l'appuntamento da me perché viene via tutta la vernice e la macchina. Vedi? Ta, 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 ta. No! Poi si dovete fare. 105 sono 35. Sei contento? Contentissimo. Torno a casa io. Leandro, 458, Giacomo, 430, ci sono anche le donzelle, eh. Buon appetito. Io vado le donzelle a portato, madonna, è schifo. Una donzella. Ho portato la donzella. Allora ragazzi, abbiamo fatto una teoria. C'è un trucchetto. C'è un trucchetto per far vedere la vostra macchina anche se non è all'altezza delle altre. Quindi in questo caso parte all'altezza, ok. Però di là, qui ci hanno messo nel reparto, non lo so, c'è le gomme usate, cassonete, spacciare. No, a parte gli scherzi, però allora è come il giochino dei napoletani quando giocano con i tre bicchierini e la pallina dentro. Se te vai lì e c'hanno complici e guardano la pallina e tutto il resto, fanno gente. Quindi se noi facciamo le foto alla nostra e chiamo anche gli altri ragazzi a fare le foto, sì, ma è una macchina importante. Di conseguenza, oh basta ora. Di conseguenza vengono qua e fanno le foto alla nostra. Top. Attenzione, la stanno scapocchiando, Ah no, no, la devi fare da dentro, scusa. Sono Ferrari, sono difettoso. No, pensavo. Io pensavo tenendo pigiato il tasto. Magari, no, non ti preoccupare, la Ferrari è difettosa. Tieni pigiato lo Z4 per default. Thank you.
Sì, perché siamo professionisti. Si sta facendo anche la diretta su Instagram e su Instagram stiamo facendo anche il video per YouTube. Perché ottimizziamo i tempi noi. Quindi mettiamo gli occhiali che non si vede niente da lì, quindi come è. Non so cosa sto riprendendo. Siamo qua nella struttura di Grassini Gomme, come ho già detto, immensa, bella, curata e fatta bene, bravo. Partiamo, mi faccio fare subito una scarrellata alle macchine. Manca ancora qualcuno perché c'è qualche posto vuoto, però arriveranno. Anche perché alle 10 si parte e io all'una voglio essere a tavolino a mangiare perché ho fame. Giusto? Giusto. Giusto. Partiamo subito con una bella scarrellata. Di nuovo. Vado. Partiamo subito con questa RS3 Blue Sepang. AMG, classe A, ormai ce ne sono tante. M2. No, Francia, ci hanno lasciato fuori, è che serviva un cassonetto e sì, che ci hanno fatto entrare. E questa è la 430 di Giacomo, nostro amico e cliente. Abbiamo fatto le bande della scuderia personalizzate con i ragazzi di Creative, Marco e Giada, grazie. Andiamo avanti con l'aranciata, un boxerino, questo è colorino, simpatico. M2. Chi gliel'ha messo quelle strisce non lo so, eh. Storte. Gliel'ha messo. Questo è un po' fatto Mario, io guardate. Poi c'è una Ferrarina. Mi mettono la la mia macchina preferita. Una super leggera che Lea non ha comprato, ma forse si è pentito. Dopo glielo chiediamo. Daria, si è pentito Lea? No. È convinto della Ferrari? Convinto, però insomma, lacrimuccia. La lacrimuccia, ma sempre in tempo, eh? Sempre in tempo. Anche se assomiglia a una supposta. Quindi niente, vabbè, contenta così. Lambo, no. La macchina del Mr. Supposta, quella qua, di Lea. La potete pedatare o offendere nei commenti. Veramente una Porsche. Stavo rovinando il lavoro di degno. Una Porsche degno. È un colore degno. Il blu Miami. E ora la macchina più bella al momento. Lei. Mi devo dire qualcosa? Avete qualche domanda? C'è l'accensione. Carbonio forgiato. Come sono? Bellissimo. La più bella di tutte, secondo me. Parte francese. Poi continuiamo. Altra Ferrarina rossa, verde abetone. Fantastico. Bellissimo. Ora andiamo nel reparto parcheggi della Hop. Dove ce l'abbiamo noi? Andiamo Francia. Quante soffi? Uno. Uno. E quello ci basta. E ridi, andava via. Ah, c'è solo lui. Franci, che situazione, oh. Franci, è una situazione balorda. Meno male ci siete a guardare. Meno male ci siete a guardare dirette. No, intanto vi faccio vedere la struttura fantastica. Sponsor Brandini, che ovunque. Partiamo di qua. RS6 color melanzana. È arrivata, sembrava abbastanza elettrica, però come tutte le RS6 sembra l'Italia un po' di sgasata, purtroppo non si sentono, vero Francia? Vero. Yaris, GR. E poi la più bella di tutte. No, non era la Lamborghini, è questa qua. E finalmente avete visto anche la grafica. In più, ovviamente, ci sono i loghi dell'evento organizzato da loro, da The Drivers. Mi raccomando, iscrivetevi al canale ora. E se non vi è bastato, ve lo faccio rivedere anche qui dietro. E poi colgo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor: Orto Barbadoro, Energetica, Francesco Cimatti, che è quel cordone lì, il dottor Marico Marelli, i ragazzi di Creative, che ringrazio immensamente perché hanno fatto tutto questo e li ringrazio, mi hanno sopportato. SM, Stefanino, Pirate Strape, il meglio per l'artigianato del pellame in Italia. E poi c'è Gingy Shop, se volete comprare qualcosa di elettronico andate da lui. E poi ovviamente venite anche da me, se no non posso fare niente con tutti loro che vanno senza soldi. Comunque di qua poi c'è altri, un bel carrerino vecchio, un'altra carriera, la Golf, S1 e una Mini che c'ha lo scarico che sembra una pernacchia. Quindi questo è quanto. Ora andiamo, ritorniamo in mezzo alla gente e fra pochino si parte, si fa tutto il tour. Non si sa dove, fa comunque tutte le stradine interne e arriveremo a Riva degli Etruschi a pranzo a San Vincenzo.
finalmente si parte, si partirà in ordine numerico e noi siamo il numero 31, quindi dopo metà, e ne andiamo dietro, sono 6 tappe, giusto? E arriveremo al Mariva, come vi ho già detto prima, anche perché noi abbiamo già fame. Francia, c'è fame? Quando si va diretti? Anzi, non si salta tutte le tappe, si va direttamente al pranzo lì. Ci vediamo dopo. È così che funziona, uomo! Oh! Oh, io! Dov'è? Dove va il dritto? Vedrava dietro a loro, frate. Ma le tappe sono diverse. Ma sono diverse. A 2000 sono andate, diciamo. Mi sono spaccato una ostra. La piana c'era stata distrutta. Ieri sono andati là. Che Franci? Io ho messo le madoti a sinistra. Ma Franci, si vede, si fa un giro di giri diversi. Lo vedi? Ragazzi, allora siamo. Dove siamo? Alla sagra. Alla sagra, siamo a guardistallo. Il problema è che siamo in riserva. E è un problema. È un problema perché non ci sono distributori. Siamo ancora in carovana con due Porsche e una Golf che fa. Beh, brava Golf. Una Golf R, eh? No, una Golf normale, no, le nostre normali non ci piacciono. Comunque, abbiamo perso tutti gli altri perché alla partenza ognuno andava per cazzo sua. E il percorso era quello, quindi non si sa bene il motivo perché la gente è andata a caso. Comunque. Ora stiamo facendo tutte le salite. Io credo che dopo si cascherà a picco a San Vincenzo perché in folle. Cioè, no, solo salita. C'è un chilometro di dislivello e la pendenza della salita è all'85%. Ci sta il Berichello. Ci sta un Berichello attaccato alla Golf e alla Porsche davanti e loro di conseguenza sono attaccate a qualcun altro. Comunque, niente. Spero di rifilmare quando siamo arrivati al Mariva. Mi raccomando, incrociate le dita per noi. Mamma madama. Mamma non mamma. Maiala la madama. La madama della maiala. Ora! Ora! No, ma davanti c'ha la testa e la zuppa, mi sembra un pulcino franato. Budello un culo. Io invece c'ho una riga. Sentite? È così che le vogliamo gli scarichi noi. Comunque dicevo che c'ho la riga, c'ho il cappello, sopra so bianco, sotto so nero. Sembro Ringo. Posto magnifico, ci saliva dietro casa, cioè ci sta dietro casa, a 10 minuti di macchina da noi, ovviamente non ci siamo mai stati. Guarda, lui parla per te, perché lui gira, capito? Io sto sempre al lavoro, vedete, guardate, ma che spettacolo che abbiamo qui. Anche questo ombrellino voglio portarlo a casa, lo metto in terrazzo. Guardate qua, ta? Questi sono foglie di. Guarda, che foglie so queste? Che piantine so? Di platano. Sono piante di platano e di banano. E qua siamo nella savana e qui ci sono lettini, quindi se non mi vedete sono qui sopra e dormo. Top, bello, via.
Ma dove ti porto, Franci? Dove ti porto io? Dove eri a quest'ora te? Dove eri? A casa a Fallesche per andare a Tonni, ma no, ti rendi conto? Ero in barca all'Elba. No, non eri in barca all'Elba. Guarda va che spettacolo, dove ti ho portato a fare il caldo. Ti prendi su, fa la cupola, la porta da casa. Ma che dai? Dai, voglio, metti un bocco, su. Come gabbiano. Ora provaci il bicchierino, ma dai. Quella è dura. Dai, voglio vedere, no, il bicchierino, Francia. Dai, dai, raschialo la lingua. Raschialo la lingua, Leo, fagli vedere come si fa, dai. Dai, raschia un po'. Ma che cazzo raschio? Ragazzi, siamo arrivati alla base, è finita questa giornata, è stata molto bella, ringrazio The Driver per tutta l'organizzazione che ha fatto, perché con il prezzo che abbiamo pagato e quello che ci ha dato, la Francia mi guarda male perché dici no, non glielo dire, sennò poi il prossimo anno aumentano. E invece lo dico, perché quando è giusto dirlo, è giusto dirlo. Quindi... secondo lui era troppo, no, rapporto qualità prezzo per l'evento che avete fatto 10 più, niente, non c'è niente da dire, quindi bravi. Ma lo dice anche lui, bravi. Belle macchine, unica pecca devo dire la strada, perché uno andava a destra, uno a sinistra, uno andava a dritto, e sul navigatore avevamo tutti lo stesso percorso, quindi non si sa bene il motivo, però piccolezze, tanto alla fine bisognava andare sempre in un punto già prestabilito, quindi al Mariva, a San Vincenzo. Mariva, si è mangiato bene, ottimo bene. Aperitivo, posto eccezionale, posto bellissimo. E che dire, il prossimo anno ci si arriva. Il prossimo anno ci si riviene, allora vai. Ringrazio Lea e Giacomo e consorti, ovviamente. Io te sei uno stronzo, c'avevo lui, grazie, vabbè. Grazie, ringraziamo anche a Franci, dai, offendetelo nei commenti. Quindi niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché noi andiamo sempre fuori, lo facciamo per voi, non lo facciamo per noi. Lo facciamo anche per noi. Però voi fatelo per noi. Grazie. Che poi noi lo facciamo per voi. Che poi noi lo facciamo per voi e loro lo fanno per voi. È tutto un giro, è tutta una ruota, quindi se ci volete bene, vi vogliono bene anche gli altri. Quindi fatelo. È fatto? È fatto. Bravo. Ora fatto. Allora, ti rifallo sempre. Ti rifallo. Anzi, fai una cosa. Chiami, ora fai un gruppo WhatsApp. Scrivi, metti tutti i tuoi cugini, fratelli, sorelle, nonna, mamma, zio, moglie, fidanzate. Chi cazzo vi pare a voi? Fate un bel gruppo, mettete il link di questo video e vi scrivete. Iscrivetevi al canale di Francedero. Perché proprio che la gente vi chiede? Perché sì, basta. Basta. E lo fate tutti insieme. Quindi, e lasciate anche un bel like, dai. O dislike, fate come vi pare. Però lasciate qualcosa. Lasciate 100 euro di fuori dal cancello. Fate come vi pare. Lasciateci qualcosa e iscrivetevi al canale. Grazie. Al prossimo video. Belli.